Al Salotto delle Idee di Più Economia siamo con Marilisa, che diciamo può essere come il simbolo di questa edizione di Castellarte dal titolo Esodo. Raccontaci un po' la tua storia. Buonasera. Io sono qui in veste di artigiana. Porto con me l'artigianato che ho conosciuto in Sud America durante uno dei miei viaggi. E insieme al mio compagno produciamo quello che è la nostra arte per vivere. Mi sono trovata in Sud America per la voglia di conoscere un posto completamente differente dal nostro, anche se poi ho trovato tante similitudini. E, non lo so, spinta da sempre dalla voglia di andare via, non so perché adoro Napoli, la Campania, l'Italia, però un po' per curiosità e un po' per malessere ho viaggiato prima in Europa, vivendo anche in Inghilterra per 5 anni, e poi da lì mi è venuta ancora di più la voglia di andare via. Quindi quando volevo andare via da Napoli, volevo andare poi via dall'Italia, poi dall'Europa, e quindi adesso mi trovo in Sud America. Una scelta, quella di partire, che insomma ha dato risultati? Questo penso sempre, almeno che uno non abbia un approccio limitato, nel senso di ricevere, del dare. Io penso che il viaggio sia la cosa più importante dell'esistenza di una persona, ti fa sempre crescere. E poi ti fa aprire gli occhi su quello che hai come tesoro del tuo paese e quello che c'è da imparare dalle culture diverse dalla tua. I giovani di oggi sono un po' scettici sul loro futuro, hanno paura, tante incertezze. Cosa ti senti di consigliare loro? Guarda, io ti dico, io vengo in Italia saltuariamente, quindi le differenze fra un anno e l'altro le sento più di voi che vivete qua. Quello che ho notato ultimamente è che non sono solo i giovani a risentire un po' di questo disequilibrio sociale. Questo è sempre stato, i giovani sono sempre incerti perché il futuro uno non sa mai che succede, no? Però quello che è stato pesante è vedere anche le generazioni precedenti, come quella dei miei genitori, un po' nello stesso tipo di mentalità, quindi disanimati. Io il consiglio che do è di sostenere l'economia, ma non nel senso che ci hanno sempre detto le politiche sociali attuate dagli stati e dai governi, ma nel senso di stare attenti a come si spende i soldi, perché alla fine l'unica arma che abbiamo oggi per me è quella. Quindi non lo dico perché voglio vendere, ma nel senso che invece di comprare le cose di serie che costano un euro, come può essere un orecchino o una macchina o non so, qualsiasi altra cosa di necessità, di dare valore ai prodotti locali e quelli fatti dalle persone con le mani, col cuore, con i sentimenti. È l'unica maniera per mantenere non solo vivo l'economia, ma anche la cultura, quindi l'animo della gente, che credo che sia appunto la cosa più importante. Per chiudere, sei tornata in Irpinia da quasi un anno. Qual è il tuo prossimo futuro? Prima che ritorni il freddo, tornerò in Sud America, dove fa sempre caldo, uno dei sogni di tutti. Se volete venire, benvenuti. E niente, lì comincerò una mia vita. Abbiamo già un pezzo di terreno, costruiamo una casa, una vita semplice, solo che invece di farla qui la faccio in un altro posto. Ognuno poi trova la sua dimensione, c'è chi sta benissimo qui, chi invece ha bisogno di conoscere qualcosa di diverso, nient'altro. Al Salotto delle Idee anche Lidia Martone, una un po' una rappresentante dell'associazione Animarte. L'associazione Animarte è un'associazione che si sofferma in particolar modo sull'artigianato. Ecco, Lidia, da dove nasce il nome Animarte? Animarte nasce proprio dal piacere di creare l'arte. Quindi l'amore per l'arte, avere il contatto con gli altri. Quindi noi vogliamo creare una sorta di ponte verso l'arte, verso la creatività. Quindi noi ci aspettiamo di incontrare gente che abbia piacere di ritrovare la propria creatività. Perché poi abbiamo visto da esperienze fatte da noi che chiunque ha una sua esigenza di creare.
anche se poi nella società la creatività è stata un po' messa da parte, perché alla fine noi dobbiamo essere competitivi, dobbiamo crescere, dobbiamo per forza lavorare, guadagnare, quindi nella scuola, nella società la creatività non esiste. Infatti qua a Castellarte secondo me è vincente la creatività, perciò è un ambiente dove ognuno si esprime in qualche modo. Noi ovviamente ci esprimiamo con l'artigianato, ma soprattutto anche con i corsi, facciamo dei corsi sia per bambini che per adulti, quindi abbiamo esperienza, io personalmente ho l'esperienza dell'argilla, quindi ho avuto esperienza con ad esempio con dei detenuti, è stata un'esperienza bellissima perché i ragazzi che non avevano mai avuto contatti con la creatività poi alla fine hanno cacciato fuori dei lavori meravigliosi, quindi Animarte vuole questo, unire un attimino gli artigiani, le competenze di nostre. Io sono Lidia Martone, poi c'è Stella Pico e Maria José. Stella Pico ha anche questi laboratori di candele e Maria invece è country, quindi dipinge. E facciamo anche questi tipi di corsi, cioè li dividiamo nei vari settori. Ora stiamo facendo questa esperienza con i bambini, ma l'abbiamo fatto anche con gli adulti. E quindi per noi l'importante è proprio questo, cioè riuscire ad avere una rete di contatti con altri artigiani, dove artisti, artigiani, perché ad Avellino ci sono delle eccellenze, sia di artisti che di artigiani. Il problema è l'unione, non riusciamo a stare insieme perché ognuno poi mantiene per sé un po' il sapere, no? E quindi sarebbe piacevole, proprio partendo da un'associazione, avvicinarci ad altri artigiani, ad altre competenze, insomma. Ecco, quindi lei parla di unione, di far rete per ridare nuovamente vigore all'artigianato nelle sue varie sfaccettature, che sicuramente, insomma, vive una crisi che è stata ulteriormente accentuata poi dalla crisi congiunturale che in questo momento stiamo vivendo. Ma secondo lei com'è possibile, appunto, stimolare questa rete, creare queste sinergie e quest'unione? Cioè, che cosa si deve materialmente fare per creare quest'unione, questi connubi tra gli artigiani per poi riportare in auge le arti? Sicuramente si devono creare dei punti di incontro dove non c'è più il ponte generazionale, dove noi praticamente non abbiamo più il falegname che c'ha il ragazzo che ci lavora, quindi già che noi non abbiamo più le botteghe dove poter far lavorare i ragazzi e insegnare un mestiere, allora devono esistere le associazioni o comunque dei punti di incontro. I punti di incontro ovviamente devono essere gestiti non solo da una persona, perché è difficilissimo gestire un proprio punto e insegnare. Adesso è cambiato tutto, cioè non è più semplice come una volta. Io c'ho il ragazzino, viene là e gli insegno a lavorare il legno, non è più così, è tutto più complicato. Quindi praticamente per riuscire a dare il proprio sapere devi creare un'associazione, devi creare una sinergia. Lo stesso, dico falegname per parlare di un artigiano, dico lo stesso artigiano deve incontrarsi per forza con altri, perché se no non può dare il proprio sapere, perché i ragazzi non vanno poi nella bottega, uno perché vanno incontro alla scuola, studiano, quindi tutte le arti poi vengono messe, cioè si ricomincia con l'arte dopo che hai studiato ed è tardi perché non si riesce più ad avere il piacere di... C'è un momento dove i ragazzi accettano di essere, ascoltano, poi c'è un momento in cui non ascoltano più, perché ovviamente se non c'è una rete anche stimolante, cioè deve esserci un discorso, secondo me, dell'associazione, del creare gruppo intorno ad ogni arte, insomma. Il tema di quest'anno di Castellarte è l'esodo, destinazione ignota. Qual è l'idea che lei propone per arginare l'esodo giovanile, che non è più un esodo ormai dal sud verso il nord, no, ma sono i ragazzi che proprio lasciano l'Italia, vanno all'estero alla ricerca di fortuna. Ecco, che cosa dobbiamo fare per far rimanere questi giovani qui?
Beh, non è facile farli rimanere, non è affatto male, vabbè, cioè io, lasciamogli andare, no, assolutamente, no, io dico solo una cosa, che negli anni 70 noi, no, come idea avevamo sempre il fatto delle cooperative, no? Perché poi alla fine se pensi all'Irpinia, l'Irpinia cosa c'è? Il verde. Quindi le cooperative agricole, che è una cosa ora obsoleta, perché comunque la cooperativa agricola esiste, no? Esiste nella nostra realtà pochissimo, perché non siamo riusciti ad ottenerla. Però è l'unica cosa che mi viene in mente, perché poi alla fine i ragazzi, io quello che noto è che i ragazzi hanno troppe competenze. Cioè hanno così tante competenze che poi alla fine non riescono a tornare indietro e non possono andare avanti, perché qua non abbiamo le strutture per tenerli. Cioè alla fine quando hai tante competenze qua non puoi più starci in Irpinia. Cosa fai in Irpinia? In Irpinia è chiusa, è inquadrata in una situazione dove non possiamo, almeno io penso, l'unica cosa che possiamo fare è usare il nostro verde, che è l'unica nostra speranza. Poi per la tecnologia mi sa che con l'Irpinia siamo un po' inguaiati, vabbè, però possiamo anche provare quello, però siete voi, sono i giovani che devono poi creare degli spazi che non sono più gli spazi nostri, no? Il verde, la cooperativa, le situazioni anche se sono importanti pure, no? Lidia, non smettete. Non lo so se sono riuscita a dirti cosa pensavo. Lidia, non smettete di fare rete, perché è importante. Vabbè, sì, è bellissimo. grazie a te. Ciao. Nel salotto delle idee di Più Economia abbiamo l'onore, bisogna dirlo quando è vero, abbiamo l'onore di avere Antonio Bergamino, che è un fotografo professionista, un fiore all'occhiello della nostra provincia, ma non solo. Antonio Bergamino sta curando una mostra qui all'interno di Castellarte, ma sono tanti altri i progetti. Ma partiamo da Castellarte. Castellarte ci ospita perché, diciamo, siamo amici storici con l'associazione. In verità non solo io, ma anche Francesco Ghirazzi, autore come di questa mostra, e anche fotografi ufficiali dell'evento, per cui tutti e due cerchiamo di catturare nei limiti del possibile ciò che l'evento rappresenta e racconta. Infatti l'intenzione dell'associazione è quella di organizzare forse per l'anno prossimo una pubblicazione che raccolga non solo i nostri scatti, ma quelli di molti altri che hanno con sé la macchina fotografica, e chissà che non ci riescano, sarebbe un bel colpo. E la mostra, che abbiamo organizzato è su alla Concezione. Ecco, una cosa simile la stai organizzando invece a Cairano, una cosa simile da un certo punto di vista, perché parlacene tu, Cairano 7 per, insomma, conosciamo tutti che cos'è, una manifestazione molto importante. A Cairano c'è un legame diverso e più affettivo, perché ragioni di famiglia, diciamo, per cui da più di 20 anni frequento quei territori. Conosco molti di Cairano, mi hanno invitato già da tempo ad organizzare, per ciò che sono le mie competenze, delle cose. Quest'anno ad agosto, dal 3 al 5, organizzerò un corso di fotografia base e in contemporanea una mostra che racconta un percorso teatrale che è stato adottato da Cairano e voluto da uno dei più famosi cittadini di Cairano, Franco Dragone, cofondatore del famosissimo, del bellissimo Cirque du Soleil. Io sono stato il fotografo di scena di questo percorso teatrale e per cui ho cercato di raccontare, secondo le mie visioni, la mia interpretazione, ciò che è avvenuto in circa 3 settimane di lavoro, credo, in totale, perché i registi che si sono succeduti a questo evento, collaboratori stretti tra l'altro di Franco Dragone, hanno realizzato praticamente da nulla, con persone che non hanno mai lavorato nel mondo dello spettacolo e del teatro, una storia che ha raccontato il paese e le persone che lo vivono, e ha riscosso molto successo perché sin ad ora credo abbia avuto almeno una decina di rappresentazioni ufficiali. Antonio, tu racconti il territorio, un territorio nello specifico quello irpino, che però fa ancora fatica a farsi conoscere all'esterno. Perché secondo te? È una domanda complessa. Non lo so, forse perché non c'è la cultura, sostanzialmente. Credo sia questa la causa principale, anche se però conosco moltissime persone che fanno
per aspetti diversi ciò che a me piace raccogliere, in sostanza. E, ovviamente il tempo serve, perché poi il tempo viene rubato a ciò che è la famiglia e il lavoro, quindi quando è possibile vado alla ricerca di eventi che non è che spariscono, ma che sono raccontati nella maniera, nel modo più stereotipo possibile. Per cui io nel mio caso con le mie macchine fotografiche cerco di catturare degli aspetti che a me piacciono. In un futuro prossimo, chissà se mi riuscirà, vorrei creare una pubblicazione con il massimo degli eventi che l'Irpinia può rappresentare, non sono pochi. Antonio, tu lavori anche molto a stretto contatto con le imprese, gli imprenditori, ti occupi di marketing. Sta cambiando qualcosa in questo mondo? Gli imprenditori scommettono e credono di più nel marketing e nella comunicazione? Ahimè no, non in questo momento almeno. C'è una vasocostrizione totale sul territorio, tra l'altro non sono io l'unico che lo dice, però posso riconoscere i meriti di coloro che investono in questo settore, nella comunicazione, non solo nella comunicazione ma anche nella cultura, e quindi molte volte vedo delle cose che sono fatte veramente a regola d'arte con risorse ben spese, dove chi ha investito è il privato, in sostanza. Quanto è importante secondo te la cultura della comunicazione anche per un'impresa? Credo sia fondante. La notorietà del brand passa anche attraverso la cultura, e investire in cultura oggi più che mai potrebbe essere importante per qualsiasi, credo, azienda che abbia a che fare con il territorio. Tra l'altro credo che poi ci sia fame di cultura proprio in senso generale, perché la gente credo sia stanca di sentir parlare sempre delle solite cose, le venite da un lato, che so, i calciatori dall'altra, per cui c'è la possibilità, credo, di espandere immediatamente quello che adesso è a macchia di leopardo. Quindi un qualcosa di corposo potrebbe riesplodere anche con una ripresa economica, io spero. Antonio, il tema di quest'anno di Castellarte è l'esodo giovanile. Noi a tutti i nostri ospiti stiamo chiedendo di lanciare un'idea, una proposta per cercare di arginare questo fenomeno cosiddetto della fuga dei cervelli. Risponderei malissimo, ai miei figli ho chiesto di sparire dall'Italia. Tant'è che al primo dei due, prossimo all'ingresso all'università, abbiamo deciso di investire su di lui, aiutandolo andando a studiare in Germania. L'Italia non aiuta, mi dispiace dirlo, per cui l'esodo è in pieno regime.